stato il ruolo, qual è il ruolo del volontariato abruzzese nella gestione dell'emergenza Abruzzo? Il ruolo di tutti i volontari d'Italia è stato un ruolo importante, dei volontari abruzzesi lo è di più perché è lo stesso volontario terremotato che poi ha prestato immediatamente servizio alla cittadinanza e credo che non mi sembri cosa da poco. Oggi l'Abruzzo è vero che ha ricevuto un grande dramma, ma sicuramente ha una grande risorsa, un grande capitale umano, persone che hanno imparato a lavorare insieme al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ci hanno messo l'anima e che forse sono pronti anche a fare scuola in qualche altra realtà. Dio mai non voglia ce ne fosse bisogno, però noi non disperderemo questo grande capitale umano dei volontari dell'Abruzzo. Che è diventato ormai un corpo, direi, un corpo dei volontari di Protezione Civile. Ecco, si potrebbe ipotizzare, è pensabile secondo lei una Protezione Civile senza il volontariato o riducendo il potere del volontariato? Assolutissimamente no, si può pensare invece una Protezione Civile con più mezzi, con più fondi per dare la possibilità anche ai tanti giovani che vogliono partecipare a queste attività di volontariato di essere formati, di conoscere bene come funziona la macchina e perciò ben venga la campagna acquista di tanti volontari d'Abruzzo.